L'Omicron 5 dilaga, 3.600 casi in appena 24 ore. Per trovare un dato così alto bisogna tornare al 20 aprile, quando furono accertati 3.744 casi. In rapporto alla popolazione, numeri più alti solo in Campania. Una vera e propria impennata, con persone che contraggono di nuovo il virus a soli 2 mesi dalla guarigione. Dottor Damario, il trend dei prossimi giorni potrebbe essere questo? Sì, diciamo che ormai siamo in un ambito di elevata trasmissività più che di elevata, diciamo, pericolosità clinica. Reggiamo ancora molto bene sotto il punto di vista clinico e assistenziale. Abbiamo anche la possibilità ormai di seguire quasi la stragrande maggioranza di questi pazienti a domicilio attraverso anche la somministrazione di un nuovo farmaco per OS orale, che può somministrare direttamente il medico di famiglia, Paxlovid. Quindi questo è un'arma in più, però rimane il comportamento. C'è un problema fondamentale, che è l'assemblamento, che vediamo che è ancora purtroppo un elemento drammatico. Movida, discoteche, è vero che all'aperto il virus si trasmette di meno, è vero che abbiamo elevate temperature, ma se all'aperto si sta a pochi centimetri a contatto, il virus va a nozze. Quindi, in sintesi, Damario, vietare gli assembramenti no, ma serve responsabilità. E saper gestire anche un minimo le distanze. Non ci dobbiamo rinunciare, però, quando è possibile, evitare queste situazioni che sono ad alto rischio. Del resto, questo virus, se noi ce l'aspettiamo, come tutte le grandi pandemie, hanno una durata che vanno da almeno da 6 a 8 anni. Sarà fondamentale, quindi, in autunno andare verso la quarta dose di richiamo per tutti coloro che sono già immunizzati, per avere un'ulteriore potenzialità. Crescono i ricoveri, sì, in area medica, però insomma sono sotto controllo le terapie intensive, mi pare di aver capito. Crescono in ambito di reparto medico, anche perché sono numeri talmente alti che in altri periodi ci avrebbero portato veramente a un'esplosione dell'occupazione dei posti letto di area medica. È anche vero che quei pochi casi di terapia intensiva sono ancora, vediamo, sia per persone molto fragili che per persone che non si sono mai vaccinate.